Buongiorno, proseguiamo con il ciclo di trasmissioni sulla transizione energetica e completiamo il ragionamento della puntata precedente sulla sicurezza e l'indipendenza, l'autonomia energetica, in questo caso è l'Italia. Riprendiamo giusto gli ultimi 30 secondi della presentazione che stiamo utilizzando e poi proseguiamo e andiamo avanti. Noi prendiamo un grande impianto fotovoltaico a terra da 1 MW, servono circa 200 tonnellate di materiali per fabbricarlo all'origine. Se vogliamo produrre la stessa elettricità in 30 anni, che è il tempo di vita di quell'impianto, col carbone, quanto carbone ci serve? Ce ne servono 14.000 tonnellate, cioè 70 volte di più. Quindi in realtà è molto più intensivo dal punto di vista materiale la produzione tradizionale di energia, solo che usiamo un materiale povero, poverissimo. Qui invece usiamo un materiale ad alto valore aggiunto di testa e soprattutto un materiale che possiamo riciclare. E quindi qual è la differenza di fondo delle due materialità? Qui la materialità riguarda il convertitore, perché la materialità della materia prima energetica non c'è, è la luce del sole. Qui invece la materialità riguarda la materia prima energetica, mi servono vagonate di carbone. Devo assicurarmi una sola volta i materiali per fare il fotovoltaico, poi per 30 anni la luce è sicuramente nazionale, no? Mentre qui io se faccio una centrale a carbone, io ho bisogno che i 100 vagoni di carbone entrino tutti i singoli giorni dalla centrale, altrimenti qui non accendiamo più la luce e fa una discreta differenza. Cambia radicalmente il concetto di indipendenza energetica. Quella lineare, questo è sostenibile perché è riciclabile e questo è intrinsecamente insostenibile perché io il carbone non ce l'ho e lo devo far arrivare tutti i giorni e questo mi lega al collo. Stesso discorso per il metano e per il petrolio, ovviamente. Riciclando posso promuovere l'indipendenza, quel materiale lì una volta che è in Italia è mio, ok? Posso rifarlo un altro pannello o un'altra batteria. E questo mi vincola per sempre un modello italiano. Dipendiamo per il gas al 94%, va da chissà dove, quindi continueremo ad avere il 94%. Il petrolio l'89%, le rinnovabili sono al 7% per un totale del 75%. Questi sono dati del MASE dell'anno scorso, quest'anno il MASE ci informa che nel 2023, nel 2022 la nostra dipendenza energetica è peggiorata di 4 punti percentuali, quindi stiamo peggiorando. Per quanto riguarda il nucleare, visto che se ne parla, indipendenza energetica, noi abbiamo che il 43% della produzione mondiale di minerali di uranio viene dal Kazakistan. Abbiamo che il prezzo dell'uranio è aumentato di 4 volte dal 2020 ad oggi e non accenna a diminuire. Abbiamo che dei 31 reattori in costruzione, tutti tranne 4 sono di tecnologia russa o cinese, quindi vedete che poi tornano fuori di nuovo quelli da cui vorremmo svincolarci. E infine c'è la questione delle sanzioni a Rosatom che non sono state fatte, ma nessuno, quasi nessuno ce l'ha detto. Quindi in realtà continuiamo ad avere rapporti con la Russia per quanto riguarda il nucleare. La transizione energetica. Bene, allora l'ultima slide già vi dà l'annuncio di cosa vedremo nella prossima puntata, cioè andremo sulla efficienza energetica negli edifici. Ma riprendiamo un attimo l'esposizione di Almaroli, il nostro ricercatore CNR, ente pubblico, e diamo giusto alcune informazioni di supporto. Allora, Almaroli ha detto più volte. Una volta che abbiamo installato gli impianti a fonti rinnovabili in Italia, quel materiale di cui sono fatti è nostro, lo abbiamo comprato e lo possiamo riciclare. Nelle puntate precedenti abbiamo visto appunto come, io mi sono concentrato sui pannelli fotovoltaici, siano assolutamente riciclabili. Ricordo, i 3/4 di un pannello è vetro. Poi c'è alluminio, rame, silicio, e tracce di argento, pochissimo argento che però ha un valore economico molto elevato.
Già vi avevo detto, e abbiamo visto nelle scorse puntate, come i problemi dei rifiuti da riciclare siano ben altri, dalle ceneri di carbone che sono mostruosamente impattanti e quantitativamente enormi, ai rifiuti urbani, i rifiuti industriali, gli imballaggi di plastica, tutte le plastiche in generale, tutto ciò che non è biodegradabile in generale. Oggi vi do un paio di dati, anzi due dati, sui rifiuti elettrici ed elettronici, cosiddetti RAEE, appunto, rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici. Ecco, qui abbiamo il dato comunitario, eccolo qua. Vedete, questo appunto è un sito ufficiale del Parlamento europeo e il dato comunitario purtroppo è decisamente poco buono, meno del 40% viene riciclato, con addirittura il peggioramento italiano. L'italiano siamo circa a un terzo, quindi pensate quanto materiale importante, le cosiddette terre rare, tutti quei metalli, minerali che hanno un grosso valore, potremmo recuperare dalle migliaia e migliaia di tonnellate che adesso esportiamo all'estero. Smartphone, computer, e ricordo che smartphone e computer portatili senz'altro hanno una batteria al litio, quindi materiale estremamente prezioso, ma poi anche, diciamo, oggetti così meno informatici come frigoriferi, forni, lavastoviglie, aspirapolvere, tutti gli elettrodomestici, lavatrici, tutti gli elettrodomestici. Ecco, pensate, noi ne recuperiamo solo un terzo, quindi perdiamo migliaia di tonnellate di ferro, acciaio, alluminio, rame, litio, argento, oro. Su tutti i microprocessori ricordiamoci che c'è un po' d'oro. E quindi abbiamo una possibilità di risparmio e creazione posti di lavoro. Risparmio e creazione di posti di lavoro per riciclare non un terzo, ma possibilmente arrivare al 100% di questi oggetti che sono decisamente, diciamo, gestibili da un punto di vista di business. Adesso vi voglio dare un'altra informazione ancora. Nei dati che ci aveva mostrato Armaroli, nella sua spiegazione, ha detto appunto che se invece ci continuiamo con il modello attuale, dobbiamo assicurarci tutti i giorni o le centinaia di vagonate di carbone o i miliardi di metri cubi di gas. E allora io vi voglio ribadire ancora una volta come sia assurda la politica che sta portando avanti questo governo e come sia falso il problema della mancanza di gas. L'ho detto in altre occasioni, lo esplicito naturalmente anche qui. Nel 2022, anno terribile per i prezzi, hanno decisamente terribile, e ve lo ricorderete, l'Italia ha esportato gas. L'Italia in realtà sta aumentando da più di 10 anni, anno per anno, le sue esportazioni di gas. Per cui non è un problema che in Italia non arriva sufficiente gas. Il problema è che chi fa business, chi lo vende, vuole che se ne importi ancora di più, ma per poterlo esportare e rivendere. E non è l'Italia, non è lo Stato italiano che ci guadagna, sono operatori privati. Sono operatori privati. Quindi il dato ufficiale è questo. Nel 2022 il paese ha esportato 4 miliardi e mezzo di metri cubi di gas, il triplo del 2021, 11 volte di più rispetto al 2005. Quindi l'Italia già adesso è un esportatore di gas.
ovviamente gas che a sua volta ha importato, non è gas creato in casa. E in ogni caso, ripeto, l'estrazione viene fatta da compagnie private, quindi non c'è nessun vantaggio per il cittadino. Ma spero che questo dato vi faccia capire quanto sia pretestuosa la politica dell'attuale governo che dice ci vogliono più rigassificatori, ci vogliono più infrastrutture di gas. Allora, il gas ci siamo impegnati, abbiamo un impegno formale ufficiale che dobbiamo rispettare di calo dell'utilizzo. Il calo comunque sta avvenendo di suo spontaneamente perché sempre più imprese si accorgono che passando a fonti elettriche vie più se rinnovabili, quindi autoprodotte, risparmiano. Quindi il calo del gas andrà avanti di suo, anche a livello di riscaldamento, l'abbiamo detto più volte, le pompe di calore elettriche sono estremamente efficienti, quindi andremo avanti comunque nella diminuzione di produzione, di utilizzo, scusate, di utilizzo, del gas. Chi vuole più infrastrutture è per soddisfare operatori privati che vendono gas, lo importano dall'estero e lo rivendono fuori Italia. E lo rivendono fuori Italia. Quindi questi sono i numeri, questi sono i dati veri che naturalmente non vengono pubblicizzati a sufficienza. Ultima cosa, Almaroli ha fatto menzione al fatto che Rosatom non è sanzionata e non solo non sono sanzionati le attività, i prodotti nucleari, ma nemmeno il gas. Allora, ricordando ancora una volta che per fare il pieno di uranio di una centrale nucleare, ci vogliono 8 milioni di tonnellate, bisogna lavorare 8 milioni di tonnellate di pietrisco, di materia grezza che contiene uranio, ma per fare le 40 tonnellate di uranio, che sono il pieno di una centrale nucleare, bisogna lavorare 8 milioni di tonnellate di pietrisco. Quindi vi rimando alla puntata sul consumo del suolo. È l'attuale modello che consuma un'enormità di suolo, perché abbiamo miniere vastissime, e abbiamo i pozzi di petrolio, i pozzi di gas che occupano enormi quantità di suolo. Non parliamo dello shale, cercherò di fare una puntata dedicata a tutto lo shale oil, shale gas, che è estremamente a consumo di suolo, perché i pozzi non vanno giù in verticale, ma si estendono in orizzontale, quindi hanno bisogno di vastissimi territori, in questo caso gli Stati Uniti, per estrarre tutto lo shale che stanno estraendo. Ma ribadito questo, confermo quanto ha detto Almaroli e anzi vi faccio vedere il sito ufficiale dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo, che vi fa vedere appunto che non solo noi non sanzioniamo l'uranio che ci viene venduto dalla Russia, ma nemmeno il gas. Allora, queste sono l'elenco delle merci che non possiamo comprare dalla Russia. Vedete, le merci che non possiamo comprare dalla Russia. C'è solo il petrolio a livello di fonte energetica fossile. Solo il petrolio è bandito e tra l'altro viene superato abbastanza agevolmente con delle triangolazioni. Ma ricordiamoci che il gas potremmo anche comprarlo dalla Russia. Non c'è il divieto, non c'è il divieto. Men che meno c'è per l'uranio, e chiaramente la Francia ha voluto fortemente che tra l'elenco dei materiali vietati non ci fosse l'uranio, perché una buona fetta lo compra appunto dall'Unione Sovietica. Quindi a livello di indipendenza, ecco ancora una volta che viene chiarito quanto non siamo assolutamente indipendenti. Ultimissimo ragionamento sul dato delle centrali nucleari
che ce ne sono una trentina in costruzione, vediamo se recupero. Ah no, dunque, prima di arrivare a quello, vi faccio rinotare questo grafico estremamente importante, con la sottolineatura che stiamo addirittura peggiorando. Quindi vedete l'indice di dipendenza, l'Italia è dipendente, quindi compra gas al 94% dall'estero, compra petrolio all'89% dall'estero. Di rinnovabili, fortunatamente, siamo quasi al 100% autonomi. Come vedete, di rinnovabili ne compriamo solo il 7%. Di rinnovabili ne compriamo solo il 7%. Però questo indice sta peggiorando, sta addirittura peggiorando. E quindi va fatta velocemente la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, che appunto sono italiane. Il sole che picchia sull'Italia è italiano, il vento che soffia sull'Italia è italiano. Ultima considerazione era questa, appunto, ci sono una trentina di reattori nucleari in costruzione, però sono quasi tutti in Cina e Russia, che non sono esattamente due paesi a mercato, non sono due paesi in cui c'è un settore privato molto ben distinto dal settore pubblico. In Cina e Russia, pubblico e privato sono un concetto decisamente più sfumato, decisamente più intrecciato. Ma nel resto del mondo, dove è il mercato a decidere, l'avevo già detto nelle puntate precedenti, lo ripeto, è il mercato che ha deciso che il nucleare costa troppo, è troppo rischioso, troppe variabili non controllabili. Gli investitori pertanto investono nel fossile e nelle rinnovabili. Da un anno a questa parte gli investimenti nelle rinnovabili hanno superato gli investimenti nelle fonti fossili. Sta di fatto che chi ha denaro da investire, che normalmente non è stupido, normalmente si fa consigliare e paga fior di consulenze ai migliori tecnici e scienziati mondiali, non investe nel nucleare perché ci sono troppe variabili decisamente difficili da controllare e comunque i dati tecnici e scientifici che abbiamo a disposizione sono per un rapporto costi-benefici, quindi un tempo di ammortamento dell'investimento e poi eventuali guadagni, troppo sfavorevole. Sono migliori gli investimenti in rinnovabili e fossili. E tra l'altro mi permetto di ricordare a ciascuno di voi che chiunque voglia investire i propri soldi avendo la garanzia che vengono impiegati solo su fonti rinnovabili, ci sono gli strumenti a disposizione, ci sono gli istituti di finanza etica che vi permettono di investire dandovi la garanzia che non vengono investiti né nel nucleare né nelle fonti fossili, ma solo nelle fonti rinnovabili. Pertanto vi invito a considerarlo anche perché i rendimenti sono interessanti, sono buoni, perché sono due settori che sono in continua crescita. Quindi, detto questo, ci vediamo alla prossima puntata sugli edifici, sull'efficientamento energetico degli edifici e quindi vi do appuntamento alla prossima puntata.